La preghiera in Padre Pio è un inabissarsi, è un inabissamento dell'anima totale in Dio. E abbiamo visto come questo sortisca in lui il desiderio di stare sempre con il Signore. La sua anima, abbiamo ascoltato ieri, vorrebbe scappare dalla vita. Vorrebbe stare con il Signore sempre nel paradiso. E questo suo perdurare sulla terra, qualcuno lo ha definito un martirio. E in che modo, dice Padre Pio, quando lui parla di questa preghiera, di questo martirio, è come una fiamma che lo consuma. E Padre Pio dice: se non venisse il Signore il mio aiuto, sarei realmente consumato da questa fiamma. Padre Pio dice ancora in una lettera a suo padre spirituale, dice che se il Signore non fosse pietoso, non venisse lui stesso a moderare la violenza con alcuni rapimenti, mediante i quali la povera farfalletta si calma e si quieta, cioè farfalletta sarebbe lui, sarebbe quella situazione di inquietudine che vive, sia perché il Signore le ha fatto pregustare alcunché di quello che ella desidera, sia ancora per le altre cose che alcune volte le scopre. Vedete come Padre Pio parla con naturalezza di queste, appunto, di questi interventi del Signore che calma le sue inquietudini interiori, le sue ansie. Però nello stesso tempo il Signore gli fa pregustare la bellezza, la grandezza, appunto, dello stare con Lui, della preghiera. E dice Padre Pio, alcune volte me le fa pregustare, altre volte invece poco alla volta me le fa scoprire. Ed è chiaro che, come sempre, Padre Pio dice all'anima, quando l'anima vive questa intimità, questo inabissamento con il Signore, quando l'anima vive la preghiera come un gettarsi pienamente in Dio, è chiaro che sorgono nell'anima dei grandi desideri di servire il Dio con perfezione, dice Padre Pio. E quindi non vi è, continua Padre Pio, per l'anima tormento che non soffrirebbe con allegrezza. Ma questi desideri consumano l'anima, il desiderio di servire il Signore con perfezione. Perché l'anima capisce una cosa. Cosa comprende l'anima? Ed ecco Padre Pio che ce lo dice. L'anima viene consumata dal desiderio della perfezione di Dio perché comprende per una chiarissima luce che il Dio le dà questa perfezione, da non poter rendere a Dio quel servizio che vorrebbe. Spesso, spesso, continua Padre Pio, in questa lettera a suo padre spirituale, provo gran travaglio nel sovvenire alle necessità della vita, il mangiare, il bere, il dormire, e mi ci assoggetto come a un condannato, solo perché il Dio lo vuole. Non possiamo commentare queste profondità dell'anima e dell'esperienza intima, mistica, che Padre Pio ha vissuto. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!